cortometraggio in realtà è molto legato al primo che ho fatto, nel senso ci hanno chiesto di sviluppare il primo era più un cercare di dare una sensazione di disagio, c'era un indizio di quale potesse essere la causa che poi in questo da 15 ho dovuto sviluppare appunto, ed è la storia di una ragazza che pensa di poter avere il controllo su di sé e su ciò che la circonda, ma non è così, quindi accade un inconveniente di percorso che la fa totalmente, la distrugge dentro, al punto che lei allontana da sé tutto quello che ha creato e cambia vita. Nel momento in cui cambia vita però il passato ritorna e lei è costretta non soltanto ad elaborare quello che le è accaduto ma anche ad accettare il fatto di non poter controllare tutto. E quindi è fondamentalmente una storia di elaborazione da parte di Selene, appunto questa ragazza che deve accettarsi, e il tutto voluto proprio giocare sull'alternanza tra il giorno e la notte, come ho fatto anche in quello precedente, e quindi diciamo che il giorno rappresenta il passato, quindi paradossalmente gli incubi del passato sono alla luce del sole, invece la notte è il momento in cui lei può ritrovare se stessa e riprendere padronanza, insomma, di se stessa. Quindi ho voluto tenere questa alternanza. La mia circoscrizione era la 6, quindi zona di Barriera di Milano. Ho utilizzato molti Dox d'Ora in realtà. Molti Dox d'Ora è perché tutte le scene, la maggior parte delle scene all'esterno sono i Dox d'Ora. L'altro, diciamo, punto importante è stata Piazza Foroni, che è presente sia di giorno che di notte. Di giorno rappresenta un po' il vuoto che c'è dentro di lei e infatti è vuota, di notte invece è popolata perché è l'inizio del mercato e quindi è come se lei ricominciasse, no? Si ripopolasse dentro, insomma. E queste sono state le due fondamentali zone che ho utilizzato. Poi chiaramente non è stato facile raccontare quella zona lì perché non è quella in cui ho vissuto negli ultimi anni, quindi è stata una sfida anche un po' cercare di conoscerla in così breve tempo, e poi alla fine ho scelto anche di raccontarla decontestualizzandola, cioè non ho comunque raccontato il contesto di Barriera di Milano e quella realtà, ho utilizzato quei contenitori per raccontare una storia diversa. D'altro canto si sta il processo di rivalutazione di quella zona, sta anche portando nuovi centri, se vogliamo anche un po' radical chic, ed è alla fine la realtà che ho utilizzato a livello di ambientazione. Per quanto riguarda la tutor, io ho lavorato con Stefania Bona, che è un direttore della fotografia. In realtà il lavoro è stato più a monte, diciamo, mi ha seguita più nell'elaborazione della sceneggiatura, più che altro nella riscrittura, quindi nel capire cosa andare a togliere, cosa a tenere, quali immagini magari poter usare per raccontare meglio quell'emozione là, quella parte là di storia. Quindi è stato più un lavoro pre, poi c'è stato un confronto comunque sul piano inquadrature, però è stato più in realtà un lavoro con lei di scrittura. Poi sì, chiaramente anche lei straimpegnata, però fondamentalmente abbiamo lavorato a monte, poi meno nelle riprese, ecco. Innanzitutto ho studiato alla scuola Holden, quindi diciamo i primi 2 anni sono stati abbastanza relegati a quelle mura. Poi però nel momento in cui sono uscita ho cominciato a lavorare in piccoli set, è stato quasi necessario conoscere la città perché ci si sposta molto, cioè se si fa questo mestiere qua, bene o male, ci si sposta, e quindi è stato questo il modo in cui l'ho conosciuta, comunque tanto il centro perché ci ho abitato, però poco a poco comunque spostandomi ho conosciuto Torino e i paesi limitrofi. Chiaramente per quanto riguarda la circoscrizione 6, andando lì, abbiamo tutto in fase di preproduzione e in fase di scrittura, abbiamo proprio lavorato lì insieme alla troupe, cioè ci vedevamo lì, per cui è stato anche questo un modo per conoscerla. Poi sopralluoghi, chiaramente anche un altro modo per conoscerla meglio, poi relativamente ad altri progetti mi hanno portato in altre zone, quindi meno male, questo è il modo in cui soprattutto in quest'ultimo anno l'ho conosciuta, ecco, lavorando in realtà. Quest'anno sono volontaria, quindi io sono in doppia veste, è il primo anno che lo seguo totalmente,
E ho voluto farlo da volontaria perché, non so, mi piace di più, come dire, seguire i festival da dentro, facendo parte dal punto di vista dello staff. Ecco, una cosa che mi piace molto è, sì, comunque il primo anno in realtà che lo seguo in maniera così totale.